Per me deve essere una stagione dove posso crescere e dare il mio contributo per fare un campionato importante qui ad Arezzo. Sono contento di essere tornato qui dopo 8 anni. E il mio percorso era iniziato qui alle giovanili e ci tenevo prima o poi a tornare qui ad Arezzo perché ero stato molto bene. Noi abbiamo deciso insieme anche ai miei procuratori. Questa è una squadra importante, un mister mister bravo e insieme ai miei compagni posso migliorare e crescere e veramente tornare da protagonista o arrivare da protagonista nei campionati più importanti. Per me deve essere un anno dove posso ancora dimostrare il mio valore e confermarmi in questa categoria. Sicuramente mi aiuterà a crescere, visto la sua esperienza calcistica, che è un ottimo giocatore, l'ho sempre seguito, perciò non vedo l'ora di allenarmi per migliorare subito e vedere anche i suoi movimenti, le sue giocate che ha belle per crescere. Nella Berretti di Roberto Bacci ti ricordiamo come seconda punta. Poi alla Ternana Primavera eri prima punta, ti abbiamo affrontato in Serie D fra Sporting Terni e Flaminia Civita Castellana, prima punta, seconda punta. Alessandro Polidori, qual è il suo ruolo e come si vede in squadra? Ma ho fatto quasi tutti i ruoli d'attacco, però ultimamente, soprattutto quest'ultima stagione, ho giocato da punta centrale a Rimini e mi sono trovato molto bene. Penso che sia il mio ruolo, cioè il mio primo ruolo è quello. Però dai, poi io gioco in base a dove il mister mi chiede di giocare, perciò vediamo poi cosa succederà.